Care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Saint-Enchant. E chi altri? Chi mai vi aspettavate di incontrare nel canale di Saint-Enchant? Ormai sono quasi 3 anni, il 7 febbraio saranno 3 anni che ci sto solo io. Se vi deludo, che se ne frega. Ma vabbè, cominciamo. Adesso ho l'intenzione, da qui in avanti, di fare qualche video a meno. Non perché di argomenti seri non ne possa affrontare più, ma perché ho constatato come quando faccio dei video parlando degli attentati, della guerra e di temi seri, YouTube mi toglie la monetizzazione del video. Non che sia per me una cosa troppo seria, perché fino adesso il video che più hanno visto in quasi 2 anni o tre c'ha 50.000 visioni, quindi magari dovrebbero passare altri 3 anni prima che mi dessero 100 dollari. Ma i motivi per i quali adesso faccio altri video sono che, innanzitutto, in linea di principio, uno ci tiene a poter guadagnare quei video che fa, anche se magari alcuni video me li hanno visti appena 9.000 volte e quindi non ti pagano niente, mi mancherebbero ancora 91.000 visioni. E poi perché ho tanti temi di cui parlarvi, soprattutto letterari, che ultimamente l'attualità e la geopolitica mi ha mangiato molto molto tempo, molta concentrazione, quindi adesso voglio lasciare un po' da parte l'attualità, perché anche mi tolgono la monetizzazione, e voglio parlare dei libri. Per esempio, ultimamente stavo rileggendo questi tre libri, perché io leggo molti libri assieme e non ne finisco uno alla volta. Cioè, ne finisco uno alla volta, ma lasciando in sospeso gli altri due. Il cristallo della via della luce, Sutra Tantra e Dzogchen, di Namakkai Norbu, edito da Ubaldini Editore, Roma. Krishnamurti, questa è una lettura che ero molto più giovane di quando lessi l'opera di Namkhai Norbu. Di fronte alla vita, sempre della Ubaldini Editore, Roma. Come potete vedere, se lo potete vedere, è un'opera più consunta, più vecchia. Non so se c'avevo 15 anni quando l'ho letta. L'altro un po' di più, una ventina d'anni. E poi questa fotocopia, Storia delle dottrine esoteriche di Jean Diver, che parla dei valentiniani, dei marconiani, di tutte le sette cristiane, vediamo un po', templari, l'ordine del tempio. Ma sostanzialmente devo fare video parlando di cose sostanzialmente dicevo devo fare dei video per i quali YouTube non mi tagli i diritti di monetizzazione. Infatti già era successo all'epoca della strage di Charles Hebdo o Charlie Hebdo, che il video non me l'hanno monetizzato. E quindi voglio dire, se io faccio tanti video così e poi li vedono centinaia di migliaia di volte, è brutto, no? O no? Adesso vi farò vedere una cosa. Questo è il mio canale di YouTube. Come si presenta al pubblico? Anzi, ecco, nuovo visitatore, vediamo un po'. Così si presenta. Ecco qua. Così si presenta
al pubblico. Ma adesso andiamo a vedere quello che vi volevo fare vedere. Infatti, schiacciando gestione video, vediamo Breaking News, 32 visualizzazioni che gli hanno tolto la monetizzazione. A questo video invece non gliel'hanno tolta, che è un tutorial di come aggiornare all'Android 6.0 Marshmallow. A questo qua gli hanno tolto le monetizzazioni, che è un altro breaking news. Iran e Arabia Saudita sull'orlo della guerra, il conflitto un duro colpo per gli USA. Tolto le monetizzazioni. A questo, celebrando l'anno nuovo, non le hanno tolte. Neanche parlando di politica interna, ultime notizie, Matteo Renzi presenterà le dimissioni se non passa il suo referendum. A questo non gli hanno tolto le monetizzazioni, l'hanno visto 103 volte. Agli auguri di Natale non hanno tolto le monetizzazioni. Hanno tolto le monetizzazioni all'attentato a Parigi, spari sulla gente dall'ISIS, attacco senza precedenti, frontiere chiuse. E gli hanno tolto la monetizzazione. Hanno tolto la monetizzazione anche a quest'altro breaking news: Parigi attentati, 150 morti, chiuse le frontiere. A 10 mesi della strage di Charlie Hebdo, gli hanno tolto le monetizzazioni. Poi un altro video che gli hanno tolto le monetizzazioni, e Papa Francesco a Washington, accolto da Obama, prima volta negli USA, Raul Castro riceve il Papa Cuba. E questo tema di geopolitica, gli hanno tolto le monetizzazioni. Poi l'anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle, gli hanno tolto le monetizzazioni. Poi, siccome ci sarà la parola guerra e profughi, breaking news, città fantasma in Cina e dramma profughi di guerra nel Mediterraneo, gli hanno tolto le monetizzazioni. Andiamo avanti, come dice qua, avanti. E sembra che a tutti gli hanno lasciato le monetizzazioni. Meno a uno che dice USA sparatoria e gara di vignette a gara di vignette su Maometto a Dallas, uccisi due assalitori. 104 visioni, però gli hanno tolto le visualizzazioni. Per fare prima, scegliamo non monetizzati. Vabbè, non monetizzati figurano solo due, ma come avete visto ce ne sono molti di più. Monetizzati, cioè figurano fra i monetizzati non idoneo alla monetizzazione. Io non so per quale ragione non è idoneo alla monetizzazione, perché non lo spiegano, non te lo dicono. Magari i tagli che ho fatto nel video, magari no, non spiegano. Note sul copyright, note sul copyright, sta tutto bene. Analytics. Mi seguono molto dall'Italia, dall'India, dagli Stati Uniti, dalle Filippine e dall'Indonesia. Mi seguono più uomini che donne. Video consigliati, la maggior parte di chi guarda dei video consigliati, poi esterni a YouTube, ricerca su YouTube
un 16% e altri 6,9%. Però la maggior parte mi segue perché guarda i video consigliati. E poi la maggior parte mi segue da YouTube, il 99%. Vabbè. Entrate stimate 0,07 dollari, cioè 7 centesimi. Entrate da annunci 1 centesimo. Entrate di YouTube Red. Qualcuno ha pagato per vedere in YouTube Red i miei video 0,66 centesimi. Quindi si è sprecato, no? Vabbè, queste sono tutte le statistiche, rendimento degli annunci. Vabbè, in totale non so, 26 video monetizzati. Sei centesimi, una cosa così. Pazzesco. Quindi il video di oggi lo titolerò probabilmente, con tutta probabilità, YouTube toglie la monetizzazione a alcuni video. Poi dovrò fare un video sul fatto che adesso accendo il computer e mi dice costantemente: il tuo computer si attualizzerà a Windows 10, però io non voglio attualizzarlo a Windows 10. È un computer di due nuclei vecchio del 2010 che a malapena funziona con Windows 7. Io ho paura che poi qualcosa non va di bene se si attualizza a Windows 10. Già attualizzai a Windows 10 e neanche mi piacque, per quello che lo disinstallai. Quindi non voglio sapere nulla con Windows 10. Se si riattualizza, io ritolgo l'attualizzazione, perché mi ha detto: c'hai, non so, 10 giorni di tempo per attualizzare, puoi posticipare. Ma io non voglio attualizzare per nulla, perché me lo devono imporre. Voglio rimanere con Windows 7 finché dura il computer. Non so se qualcuno di voi mi può consigliare se è il caso di attualizzare a Windows 10, ma io ho paura che poi la macchina funzioni male e che addirittura dopo un anno tu ti debba comprare la licenza, perché se no non ti funziona più il computer e magari devi pagare per installare Windows 7. Quindi è una seccatura che ogni giorno c'è questo annuncio: attualizzerai a Windows 10. Non voglio attualizzare a Windows 10. Vabbè, allora vi lascio. E vi ho spiegato come il fatto che devo ritornare a parlare degli argomenti che parlavo prima. Perché parlare di attualità, ti toglie i diritti di monetizzazione. Arrivederci e ciao dal vostro Santen Chan, e non lasciate di seguirmi. A presto.